bella, bella maggioranza. Ci troviamo all'interno del cantiere, vogliamo far notare una cosa che non riguarda direttamente l'opera che stiamo realizzando, ma una conseguenza, cioè il rinforzamento della strada. Ricordiamo questa strada, come noi abbiamo registrato sempre come Positano News, crollava un anno sì, un anno no, giusto? Siete intervenuti anche in questo aspetto che è positivo in generale per la cittadinanza? Sì, in effetti diciamo che l'intervento del parcheggio di fatto ha consentito di eliminare quello che era il problema del muro di contenimento che periodicamente veniva ad essere interessato a fenomeni di frana. Adesso è stato tutto svuotato all'interno del muro, del vecchio muro, c'è cioè il parcheggio che di fatto consolida sia la strada sia il vecchio muro di contenimento che si può vedere, si può intravedere dietro il ponteggio alle spalle del cantiere. Va bene, proseguiamo con le altre interviste. Allora, siamo qui a Positano, sul cantiere di Fornillo. Volevamo sapere dal sindaco qui che abbiamo qui con noi, Michele De Lucia, che incremento questo cantiere, questo parcheggio porterà, comunque un beneficio? Sindaco. Ma innanzitutto buongiorno. Il cantiere di Fornillo avrà sicuramente una ricaduta sul paese duplice. Innanzitutto risolverà in un quartiere dove c'è carenza di posti auto una predisposizione abbastanza nutrita di box per tale problematica. Ma la cosa che più ci interessa, più ci sta a cuore, più stiamo spingendo questo cantiere avanti anche con gli occhi e le nostre mani dell'intero paese, è di avere finalmente la risoluzione dell'Istituto Luca Antonio Porzio, cioè poter accorpare la scuola elementare con le medie. E questo è un qualcosa a cui teniamo molto, ma l'intera cittadinanza tiene molto. Tra quanto tempo è previsto comunque che ancora che ci sarà il cantiere in atto? Ma io mi auguro che per il 2014 ci sia questa nuova situazione per Positano e per il quartiere di Fornillo. Quindi un altro anno ancora? Sì, un altro anno di passione. Chiedo scusa a tutti i cittadini di Positano per i disagi che ci sono in questo periodo e da un po' di tempo. Però credo che ne valga. Però avete fatto prima rispetto al previsto, perché dovevano essere 3 anni. L'anno scorso quando abbiamo fatto l'intervista erano previsti 3 anni, quindi. Sì, no, devo dire la verità, il cantiere sta andando avanti velocemente, l'azienda che sta lavorando sta facendo un ottimo lavoro, per cui siamo contentissimi. Fermo restando, ripeto, i disagi quando c'è un cantiere all'interno del paese come Positano, che è un'unica strada e con una viabilità insomma non eccezionale, si hanno delle piccole disfunzioni. Comunque devo dire, sono molto contento, spero che con il prossimo anno si possano veramente concludere i lavori. Abbiamo preso un terreno più a valle, vicino al Mediterraneo, per realizzare un accesso indipendente alla scuola, per permettere l'accesso all'auditorium, alla palestra, al centro polivalente sanitario, in modo che abbiamo liberato quest'area dove stiamo lavorando velocemente per cercare di finire. Il sindaco ha detto giustamente entro il 2014, ma il nostro obiettivo è quello di finire prima. Quando prima finiamo, prima risolviamo il problema dei rumori per tutte le attività che esistono nel circondario di alberghi, pensioni, affittacamere nella zona di Fornillo. Questo è il nostro obiettivo e diciamo stiamo cercando di fare il possibile iniziando i lavori più tardi la mattina, anche nei periodi di maggior affollamento nelle strutture turistiche. Quindi i bambini della scuola media non hanno avuto difficoltà, non hanno avuto problemi perché avete fatto l'altro accesso e avete fatto il giardino lì, quindi sì. Non hanno avuto problemi di nessun tipo, forse un po' il rumore. Un po' il rumore, però il rumore diciamo da sopra non si sente, sono più penalizzati le abitazioni e le strutture che stanno di fronte, perché il rumore si propaga nella parte di fronte del cantiere. Il discorso dei ragazzi, non hanno avuto problemi, che l'ingresso principale alla scuola è dalla parte alta, dall'altezza dell'albergo Pasidea,
Il problema l'hanno avuto un po' i professori, perché precedentemente parcheggiavano a cielo aperto sullo stradello che c'era, che arrivava davanti alle scuole. Oltre alla struttura della scuola media, scusa se ti interrompo, ci sta qualche altra struttura qui vicino che comunque ha subito qualche fermo? No, strutture non ne hanno subito, hanno avuto il fastidio dei rumori, un po' di rumori, però purtroppo trovandoci nel centro di Positano, il cuore del paese, era inevitabile che questo succeda. Stiamo cercando di organizzarci come cantiere per limitare al minimo i fastidi. Allora, siamo qui con l'ingegnere Massimo Adinolfi, lo strutturista dell'opera. Volevamo chiedervi, ingegnere, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevamo chiedervi com'è nata l'idea di questa struttura, un po' di storia, insomma. L'idea è nata da una forte collaborazione tra i privati proprietari, sì, e l'ente, cioè il comune, sì, che questa era un'area che era soggetta a un esproprio che ormai era decaduto, sì, vi era un contenzioso fra i privati e l'ente. Sì. E noi abbiamo trovato anni fa, scusatemi se da alcuni anni, una vecchia storia, perché sì, c'era quest'area destinata di proprietà privata destinata ad opera pubblica, ad area per ampliamento, sì, della scuola. Quindi noi avemmo col geometra Michele Cinque, che ho avuto l'onore di lavorare, l'idea di proporre una soluzione, evitare il contenzioso, quindi evitare che lo Stato, il Comune spendesse soldi in questa causa lunghissima, e fare in modo che fosse data ai privati la possibilità di realizzare un parcheggio pertinenziale sottostante all'area espropriata. Quindi anche economicamente, sì, valida. I privati hanno rinunciato all'esproprio, sì, e hanno costruito a loro spese la parte di opera pubblica sovrastante. Quindi è uno degli esempi in cui il pubblico e il privato, appunto in un periodo di spending review, sì, hanno ottenuto un grande risultato. Quindi fare l'opera, sì, pubblica, sì, economicamente, a costi zero per l'amministrazione, sì, e ottenere parcheggi pertinenziali per la collettività, che in questo punto di Positano sono essenziali per la qualità della siamo vita. In pieno centro, nel cuore, se le macchine, tre livelli. Sì, sono tre livelli di parcheggio. E quanti box saranno? Vabbè, quelli complessivamente saranno più di 90, perché alcuni però verranno ceduti, box al chiusi completamente, posti auto si alternano tra alternano. Box e alcuni verranno poi ceduti in superficie al comune, quindi è un conteggio complessivo. Quindi alcuni saranno ceduti in superficie al comune, sì per dare gli standard necessari per la scuola, per la Croce Rossa, che ha problemi di anche di per parcheggio. Il corpo dei vigili urbani. Sono parcheggi d'uso pubblico, poi chiaramente. Certo, poi si farà quello che il comune ritiene necessario. E quindi poi come avete proseguito? Abbiamo avuto questa idea di, appunto, ricavare nel sottosuolo di questi vecchi giardini questi tre livelli di parcheggio, mettendo anche in sicurezza la strada, che avendo da secoli dei giardini dietro che portavano acqua, chiaramente anche sì, la strada. Perché ci voleva la sicurezza nella strada? La strada aveva dei problemi. Aveva dei problemi, sì, spesso crollava. Per vecchiaia e per la spinta dei giardini. Per la spinta dei giardini. È un fatto naturale. Spesso crollava, poi ho visto che l'avete rinforzata tutta quanta. Sì, no, abbiamo. Fatto un bel lavoro. No, abbiamo creato una struttura autoportante. Adesso la strada prima era su terreno, adesso è portata da quei pilastri che lei sta vedendo, da quei pali. Quindi la strada passa come se fosse un ponte. Sì, tecnicamente. Infatti si vede anche da sotto, le travi di collegamento, si vede un po' tutto. Abbiamo messo in sicurezza l'area e devo fare complimenti, perché per noi è facile, tra virgolette, progettare in le opere complesse, la cosa più difficile è farle. Quindi devo dire grande professionalità alle maestranze. Sta piovendo, anche con la pioggia siamo qui praticamente, che piove, stanno gli operai che lo stesso lavorano, quindi complimenti, perché poi gli operai sono efficienti. No, insomma, infatti, l'ingegnere pensa, però chi lavora realizza. Ed è un'ottima, è un onore. Si trovano in tempi, sì, anche insomma prima del no, tempo. Beh, è stato prima. Una collaborazione fattiva con l'amministrazione comunale, con i tecnici locali, sì, con tutti, con perché tutti. Abbiamo, ovviamente, siamo al centro di Positano e quella è l'unica strada, il senso unico che passa. Siamo riusciti spostando la strada. Sì. Ringraziamo i positanesi per la pazienza che hanno avuto, però insomma grazie all'aiuto della collettività
un gioco di squadra, sì, siamo riusciti a realizzare un'opera eccezionale, a pensarci in questo fazzoletto quello che stiamo facendo, sì, e sì, ingegneristicamente anche dal punto di vista architettonico, perché poi sopra verrà una piazza, una scuola, dei giardini, sì, sopra verrà una cosa bellissima, sì, sì. Quindi non sarà coperta da un parcheggio, sarà coperta da due o tre livelli, con una scuola, con una piazza, con degli affacci su varie quote, per riportare alla qualità di Positano, è chiaro, non potevamo lasciare un cratere. Ed effettivamente è un'opera che infatti ha avuto i pareri proprio della sovrintendenza, è un'opera ben studiata grazie all'impegno di tutti. Le cose si fanno in gruppo, non certo da soli. Va bene, grazie ingegnere per la collaborazione, arrivederci. Giorno e notte arredamenti, Corso Italia 2628 Sant'Agnello, Napoli. Per informazioni telefono 081 877 1343. Giorno e notte arredamenti, vieni anche tu ad arredare la tua casa a Corso Italia 2628 Sant'Agnello, Napoli. Per informazioni telefono 081 877 1343. Arredamenti, cucine e camerette possono essere il nuovo arredo per la vostra casa. Giorno e notte arredamenti, Sant'Agnello, Napoli. Allora portiamo mamma in vacanza? Senza fretta. Limoncetta? Limoncetta, l'autentico gusto dei limoni di Sorrento. Limoni di Sorrento? Sì. Ah, hai detto sì, portiamo mamma in vacanza. No. Senza fretta, limoncetta. Mamma, un libro che parla di una repubblica in cui ci sono delle stragi che non hanno avuto giustizia. Questo è il libro di un ex magistrato, che cosa ne pensa? Innanzitutto è una ricostruzione storico-giudiziaria molto significativa, perché evidenzia elementi obiettivi che ci fanno capire come la collusione fra poteri occulti, una politica che non è quella che noi andiamo a votare, una politica che insieme a servizi deviati ha determinato dei fatti gravissimi, ha minato una parte della nostra democrazia. Ecco, noi dovremmo tenere sempre nella nostra mente fatti gravi come quelli che vengono ricordati nel libro di Ferdinando Imposimato e muoverci perché non avvengano mai più fatti di questo tipo, in modo che nessuno di noi possa restare inerme o in silenzio di fronte a fatti di questa portata. Si è parlato spesso della penisola sorrentina come un'isola felice, eppure ultimamente sembrano ritornare episodi di criminalità, si pensi ad esempio all'ultimo episodio, alla rapina dello scorso giorno. Sta succedendo qualcosa anche in questa zona? Ma guardi, oggi non esistono più zone che sono incontaminate. Una volta forse Sorrento, come tante altre zone, era al di fuori della portata del reinvestimento camorristico. Oggi non esistono più zone che siano del tutto fuori dalle aspirazioni della camorra di occupare settori economici importanti, redditizi, anzi, laddove c'è la minore preparazione alla reazione è tanto più facile che si infiltri la camorra, la mafia, l'andrangheta. Le dimostrazioni plurime che abbiamo avuto negli ultimi anni dell'infiltrazione in comuni del nord dell'andrangheta, ma non solo, del clan dei Casalesi, in varie altre zone dell'Italia centro-settentrionale, dimostra come è certo che le organizzazioni criminali non vanno solo al nord, vanno innanzitutto nei territori limitrofi dove la reazione e la capacità di contrastare è più bassa, e quindi anche territori come questi devono essere preoccupati del pericolo della camorra, soprattutto in momenti di crisi economica in cui le difficoltà sono tali da aprire probabilmente l'accesso al denaro da qualunque parte provenga. Buonasera da TV Sorrento per Positano News. Ci troviamo stasera
17 gennaio 2013 nella sala consiliare del Comune di Sorrento per la presentazione del libro del senatore Ferdinando Imposimato dal titolo La Repubblica delle Stragi Impunite, nel quale l'autore racconta eventi che portarono a vivere l'Italia, il nostro paese, un periodo oscuro, possiamo definire oscuro, che va dalla fine degli anni 60 agli inizi degli anni 80. Che fu proprio definito per tali episodi di violenza, di terrorismo, i cosiddetti anni di piombo. Coloro che come me hanno vissuto quell'epoca possono facilmente ricordare come si viveva allora. Noi all'epoca, giovani che ci affacciavamo, giovani studenti che ci affacciavamo casomai a fare politica, era un vivere un continuo proprio quotidiano di paura, di tensione. Ogni giorno i mass media riversavano episodi di terrorismo, di stragi, di agenti ammazzati, di magistrati, cittadini che hanno perso la vita in quel periodo. Amiche ed amici sportivi di TV Sorrento Web, salve a tutti. Siamo qui oggi per la quinta puntata del nostro consueto contenitore di approfondimento sportivo ed oggi abbiamo deciso di parlare di uno degli sport più praticati in Italia, il secondo per numero di tesserati dopo il calcio. Stiamo parlando della pallavolo. In penisola da anni, sia a livello maschile che a livello femminile, abbiamo avuto importanti squadre di pallavolo. E negli ultimi anni la squadra che maggiormente ha fatto sognare gli sportivi della Costiera è la Folgore Massa, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie C maschile. Abbiamo il piacere qui con noi oggi di approfondire un po' il tema riguardante la Folgore Massa con l'acquisto di dicembre, il colpo di mercato della Folgore Massa, lo schiacciatore Vito Terminiello. Prego Vito. Salve. Ciao Luca. Ciao, buonasera. Accomodati. Vito, tu sei il colpo di mercato fatto a dicembre dalla Folgore Massa per cercare, non diciamo di vincere il campionato perché saremmo, non vogliamo ecco essere, non vorremmo portare sfortuna, però sicuramente la squadra già andava bene, poi dal tuo arrivo addirittura le cose sono andate ancora meglio, venite da 5 vittorie consecutive, siete al primo posto in coabitazione con un'altra squadra. Non può andare meglio, io. Vabbè, noi speriamo che anche la situazione vada sempre meglio, sperando che comunque si riesca a fare quel gradino in più che non si è riusciti a fare l'anno scorso, che per poco è mancato per il salto di categoria. Quest'anno le cose pare che stiano andando bene, c'è stato il cambio in panchina, c'è stato qualche cambio nella rosa giocatori. Sei arrivato tu, insomma, parlaci un po' della vostra squadra, di come sta andando e di come speri che la cosa possa andare avanti nelle prossime settimane. Diciamo, come hai detto tu, sono un neo acquisto. Da quando sono arrivato abbiamo vinto 4 partite di campionato. Un acquisto importante, essendo tu comunque uno degli uomini di spicco della pallavolo peninsulare ormai da anni. Quindi uomo di esperienza, uomo importante per la squadra. Ma solo il nonno della squadra. Vabbè, però l'esperienza è importante, l'esperienza è importantissima. Sì, mi sto trovando bene, un bel gruppo, una bella società. Ho detto, abbiamo vinto queste 4 partite di campionato che erano scontri al vertice, contro lo Stabia, contro il Cicciano, e mo sabato prossimo abbiamo contro il Battipaglia, un altro scontro al vertice. Abbiamo raggiunto la Final Four di Coppa Campania, abbiamo giocato alla fine dicembre. Quindi ecco, avete il doppio impegno. Sì, e mo infatti nella pausa di campionato noi ci toccherà disputare la semifinale il sabato al Parameligioli di Via Argine a Ponticelli. Mm-hmm. E poi l'eventuale, diciamo, finale la domenica. L'eventuale finale, speriamo bene. Potrebbe speriamo essere bene. Diciamo, l'inizio di un double, speriamo veramente. Però siamo ancora a gennaio, il campionato è lungo, poi ci sono eventualmente playoff, quindi sappiamo che
È lunga, c'è ancora tanto da anche fare. Se quest'anno, perché non ci sono più Serie B, B2 in Campania, diciamo, la Serie C è, diciamo, un campionato molto difficile, molto anche molto di più rispetto all'anno scorso. Quindi ci sono probabilmente anche molti giocatori campani, molti giocatori, sono scesi, sì, di categoria. Bravo. Che hanno fatto sempre la Serie B e quest'anno siamo tutti in Serie C, incluso e quindi, me. In primis. E quindi una Serie C fatta da uomini esperti, da uomini importanti. Noi siamo nel girone B e il girone A è... contro cui dovremmo andare a fare i playoff, è un bel girone, cioè, secondo me è più, anche più forte, più forte della, qui. Del boss. Sì, sì. Infatti sarà Lido, abbastanza quindi, dura. La prossima partita è sabato. Sabato, sì, contro il Battipaglia, che sta alla lunghezza da noi. Noi stiamo a 30 punti, il Battipaglia sta a 29, quindi sono punti importantissimi per rimanere lì, sì. In testa. La classifica alta è cortissima, quindi perdi una partita e vai al quinto posto. Vinci una partita, è importante anche non vincere, ad esempio, 3-2, ma è importante sempre cercare, sì, di collezionare i tre punti. Fino ad ora la Folgore ha sempre vinto 3-0, 3-1. E ha perso sempre 3-0, quindi sempre risultato pieno, sempre nel risultato bene netto. O nel infatti male. Per questo siamo a 30 punti, a pari punti con lo Stabia, però per differenza a 7 siamo, cioè la Folgore sta messa meglio con la vittoria che dicevi tu. Senti, quindi sabato questo appuntamento abbiamo detto alle 18:30. Purtroppo sappiamo della tragica notizia che è successa in settimana ad un vostro ex compagno di squadra. Sappiamo che lo onorerete al meglio. Sabato, certo. è stato deciso un minuto di silenzio, vero? Sì, sì. La società ha preso questa decisione. Quindi, ecco, mi auguro che sabato riuscirete a dare quel qualcosa in più, anche per onorare la memoria di un vostro ex compagno, di un altro ragazzo che, come voi, amava la pallavolo. Vito, noi ti ringraziamo per essere stato grazie qui con noi ospite, sicuramente terremo ben d'occhio i vostri risultati, il vostro proseguo di stagione, in modo tale che speriamo di rincontrarci tra qualche mese per cercare di parlare di questo rush finale che vedrà la Folgore. Speriamo sempre al primo posto. La Folgore ben impegnata per le posizioni diverse. Noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E in bocca al lupo a te e a tutta la società. Grazie. Un ringraziamento e un saluto a tutti gli spettatori di TV Sorrento e vi do appuntamento alla prossima settimana. Salve a tutti, benvenuti al primo appuntamento settimanale con l'oroscopo di Effi. Iniziamo con il primo segno, Ariete. Nei prossimi giorni la quadratura di Venere si farà sentire, così l'Ariete correrà un po' ai ripari. Il partner si dimostrerà particolarmente intuitiva e concreto, ma voi riuscirete ad avere la forza e la disponibilità necessaria a gestire possibili e eventuali tensioni. Amici del Toro! Fate un buon uso delle vostre stelle e date loro retta. Nei prossimi giorni Venere vi renderà particolarmente intuitive, profondi e assolutamente un po' strane, ma un po' superficiali. Le idee e l'input che vi giungeranno saranno di grande utilità nel gestire un Saturno antipatico e sempre opposto. Nel fine settimana, a causa di Mercurio e Sole in quadratura, siate più oculati nelle spese e concedetevi un po' di riposo e relax. Gemelli invece, amici dei Gemelli, settimana stimolante, elettrizzante e interessante. La congiunzione tra Mercurio e il Sole sarà come un'iniezione di forza e ottimismo che darà il via ad una nuova fase assolutamente più tonica e vitale. Però nel fine settimana Mercurio, il vostro pianeta e ancora il Sole si disporranno in un trigono a voi, rendendovi più sicuri, attenti.
emotivamente forti e particolarmente divertenti. Amici del Cancro, la settimana inizia con il fardello dei tanti pianeti, ben 4 in opposizione dal Capricorno. Così i cancerini dovranno affrontare questioni intime e a volte non tanto piacevoli, limitazioni e impedimenti che ridurranno la vostra capacità e possibilità di esprimervi in modo naturale e spontaneo. Amici del Leone, non abbiate paura di mettere a confronto le vostre paure, emozioni, inibizioni con ciò che invece amereste vivere e costruire. Venere e Saturno dialogano a metà settimana. Quello sarà il momento migliore per mettere sulla carta progetti e idee, dando il giusto peso alla prudenza e alla concretezza. Crescono le fatiche dal fine settimana a causa dell'opposizione di Sole e Mercurio. Amici del Vergine, di tanto in tanto il vostro solente e diligentissimo segno ama mettere alla prova le proprie capacità. Verificare quanto realmente è capace di fare, fin dove vi potete spingere senza correre alcun rischio concreto. Poi dal fine settimana lo spostamento di Mercurio, meno intenso e più leggero. Andiamo avanti con il segno della Bilancia. Inevitabile, ineluttabile, ineludibile, una certa pesantezza personale dettata dalla quadratura di Venere che entra in congiunzione con Plutone, rendendovi particolarmente profondi. Critici e a tratti malinconici, l'esercizio di riflessione non sempre ci rende di buon umore. Sarà naturale per la Bilancia rifugiarsi nella componente settimanale che parla di dovere, di ordine e di misura. Dal fine settimana migliorano il tono vitale e l'ottimismo intelligente grazie al Sole e Mercurio in Trigono. Il segno dello Scorpione, una settimana da vivere in punta di stelle. Marte è sempre in quadratura rendendovi tesi, poco armonici e un po' a disagio, ma il partner con il quale sembrate mantenere un buon rapporto richiederà comunque tutta la vostra attenzione e cura. Fate attenzione nel fine settimana quando il Sole e Mercurio si disporranno in quadratura. Allo Scorpione sarà richiesta un maggiore contributo in ambito professionale. Ma le idee non saranno molte. Il segno dello Sagittario, invece, nei primi giorni della settimana le stelle sembreranno un po' dimenticarsi di voi. Ciò che accadrà intorno a voi sembra riguardare più gli amici o le persone a voi vicino, ma mai voi direttamente. Poi, negli ultimi giorni, il partner riprenderà forza e carica vitale, ciò sarà di notevole aiuto per la redazione che dal fine settimana sembra ritrovare nuovo e prezioso slancio. Gli amici di Capricorno, l'affollamento di pianeti nel vostro trafficatissimo segno ha un risultato tutto sommato favorevole però. Sembrate riuscire a conciliare e anche molto bene i doveri e i compiti più intimi e personali. Un difficile e prezioso esercizio che vi consentirà di vivere al meglio le vostre giornate, però. Amici dell'Acquario, Marte e Saturno continuano a rendere particolarmente importante e avvertibile il peso dei doveri, delle cose che devono essere fatte dalle quali non potete esimervi. Iniziate a fare l'abitudine a questa Saturno difficile. In fondo siete persone ottimiste e indipendenti, la cosa non vi spaventa affatto. Dal fine settimana però, dovete ancora attendere un po'. L'ingresso del Sole e di Mercurio
nel vostro segno vi porterà maggiore entusiasmo e vi darà più spazio da dedicare al piacere e al divertimento. L'ultimo segno sono i pesci, i pesciolini. Il segno ora vive davvero l'attesa del miglioramento, un miglioramento che arriverà molto presto, a fine mese però, dovete pazientare ancora un po', ma che ancora non potete avvertire veramente. E tuttavia questo sentore vi aiuta ad essere più ottimisti, costruttivi e possibilisti. Intanto il partner sembra vivere un guizzo di vitalità e di energia che potrebbe rendere più stimolante e interessante la vostra relazione. Dunque, una settimana complessivamente tranquilla che porta in sé i primi germogli del miglioramento. Amici di TV Sorrento, il nostro appuntamento è giunto a termine. Grazie per averci seguito. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao!